Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale o benvenuti se siete ancora nuovi. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Non dimenticatevi quindi di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per rimanere sempre sintonizzati sulle nuove uscite. Vi ricordiamo che potete ascoltare le nostre storie anche sul podcast di Finestra Segreta, disponibile su Spotify e Amazon Music. Oggi vogliamo tornare a immergerci nel lato oscuro del web, raccontandovi la storia di una giovane ragazza che ha colmato la sua solitudine con rapporti virtuali, ignara dei pericoli che si nascondevano dietro l'angolo. Siamo a Farmville, cittadina rurale in Virginia. È il 2008. Fra gli abitanti di questa piccola città c'è Emma Netherbrock, allora sedicenne. Sua madre Deborah è professoressa di criminologia all'università locale. Il padre Mark è un pastore. Mark e Deborah si separano quando Emma ha 14 anni. È figlia unica e soffre per la situazione familiare. Il suo malessere influenza il suo rendimento scolastico che precipita, tanto da spingere i suoi a farle eseguire lezioni domiciliari private. Diventa ribelle e il suo look cambia insieme al suo carattere. Si tinge i capelli ed usa un trucco pesante. È in questo periodo, tramite una comunità online, che scopre la musica horrorcore, un sottogenere dell'hip hop con riferimenti ai temi caratteristici del cinema horror, in cui spesso vengono glorificati temi come la morte e la violenza sessuale. All'interno della comunità, Emma si fa chiamare Ragdoll, e stringe amicizia con i rapper Sick e Razakel. Sick e Razakel, residenti ad Albuquerque, sono i proprietari dell'etichetta Serial Killing Records. Emma si sfoga con loro, gli confessa di sentirsi fuori luogo nel suo mondo a Farmville. Razakel capisce il profondo senso di solitudine della ragazza e decide di metterla in contatto con un altro fan che abita a circa 300 km di distanza da Emma, in West Virginia. Melanie Wells ha 18 anni, ama l'horrorcore ed è molto legata al fratello Alex. Le due ragazze iniziano a chattare e subito stringono una buona amicizia. Sono sempre in contatto, finché qualche mese dopo si incontrano per la prima volta dal vivo, in occasione di un concerto a Chicago. Intanto la rapper Razakel decide di condividere con tutta la loro community online un video che Emma le aveva inviato tempo prima, in cui esprime tutto il suo apprezzamento per la sua musica. Viene visto da centinaia di fan, così Emma diventa un personaggio conosciuto tra gli appassionati di horrorcore. Inizia a parlare con tante persone nuove, e un ragazzo in particolare sembra essere rimasto colpito dal video. Richard Sam Krosky ha 20 anni e si presenta nella community come Psycho Sam. Non esce mai, non ha amici, e tutta la sua vita si svolge online. Emma e Sam iniziano a parlare e nel giro di poco tempo si mettono insieme, pur non essendosi mai incontrati di persona. Quando Sick e Razakel annunciano ai fan che presto si sarebbe tenuto un festival di horrorcore a Detroit, Emma è entusiasta e vuole andarci con il suo nuovo fidanzato. I suoi genitori non vedono di buon occhio il contesto in cui si sta inserendo la figlia, né il genere musicale che ascolta, ma decidono comunque di darle permesso ad una condizione: l'avrebbero accompagnata loro a Detroit. Mel raggiunge Emma e insieme ai genitori della ragazza vanno in aeroporto a prendere Sam. I tre ragazzi andranno insieme al concerto e poi Sam sarà ospite a casa della fidanzata per una settimana. 11 settembre 2009. Dopo 7 mesi di relazione virtuale, finalmente Emma è pronta ad incontrare per la prima volta Sam. Il primo incontro è per lei una delusione. Dal vivo il ragazzo è molto diverso e si sente subito a disagio con lui. Il gruppo arriva a Detroit in tarda sera e fanno il check-in presso l'albergo dove alloggiano tutti i fan e gli artisti che parteciperanno al festival. Deborah, la mamma di Emma, condivide la stanza con le due ragazze, mentre il padre Mark e Sam dormono in stanze singole. La sera del concerto sono tutti su di giri, cantano, ballano, si divertono, ma Sam se ne rimane da solo in disparte.
non riesce a legare con nessuno, neanche con la fidanzata. Emma percepisce che in quel ragazzo c'è qualcosa di strano, ma sono lì insieme e non può evitarlo. 13 settembre, ore 23:50. Il festival è terminato e i tre ragazzi fanno ritorno a Farmville. La mattina seguente, Alex, il fratello di Mel, la chiama più volte al cellulare, ma non riceve nessuna risposta. Pensando che forse è uscita con gli amici, in quel momento non si preoccupa. Ma quando continua a non sentirla per tutto il giorno, inizia a pensare che qualcosa non va. La madre, Kathleen, inizia a contattare gli amici della figlia, chiama addirittura Razakel, coinvolgendo tutta la loro community online. Riesce così ad ottenere il numero di un amico di Sam che si fa chiamare Big Dog. Il ragazzo accetta di aiutarli nella ricerca. Intanto, nel West Virginia, Kathleen contatta la polizia locale. La figlia però è maggiorenne, quindi sa già di non potersi aspettare un intervento tempestivo. Poi chiama la polizia di Farmville per sapere se si fosse verificato qualche incidente stradale il giorno precedente. Le rispondono che non c'era stato alcun incidente. A quel punto Jerry, il padre di Mel, si reca personalmente a Farmville, a casa di Emma. Quando sono alla porta, nessuno gli apre. Viene però avvicinato da un giovane che gli dice di essere un vicino. Gli dice che le ragazze non sono in casa, ma che torneranno a breve. Così l'uomo, sollevato, se ne va. Kathleen e Alex sono rincuorati dalla notizia portata da Jerry, ma continuano comunque a chiamare. Quando telefonano per l'ennesima volta a casa di Emma, finalmente qualcuno risponde. È Sam. Gli dice che Mel, Emma e la madre sono andate a cena fuori, ma la macchina ha avuto un guasto, stanno quindi aspettando il carattrezzi. La famiglia Wells continua a telefonare, inutilmente per tutta la notte, finché la mattina seguente è di nuovo Sam a rispondere. Stavolta dice che sono andate tutte da Mark, il padre di Emma. Si mettono subito in contatto con lui, che rivela di non aver più avuto contatti con le altre dalla sera del 13 settembre, quando sono tornati a casa dal festival. Mark non perde tempo e si precipita a casa dell'ex moglie. Sa che Sam è in casa, visto che poco prima ha preso la chiamata di Kathleen. Intanto, a 300 km di distanza, Kathleen aspetta impaziente di ricevere notizie. Il suo cellulare squilla, ma quando risponde, dall'altro capo non sente la voce di Mark, ma quella di Sam. Le dice di non aver incontrato il padre di Emma, ma di aver sentito strani rumori dentro la casa, come se qualcuno fosse entrato di nascosto. Dice di aver paura, così la donna le suggerisce di chiamare la polizia. Il ragazzo lo fa, e poco dopo un agente si presenta sul luogo. Scende direttamente nel seminterrato, da cui proverrebbero questi rumori sospetti, ma non trova nessuno. Senza approfondire il sopralluogo, se ne va. Intanto Sick e Razakel vengono contattati nuovamente dal ragazzo che si fa chiamare Big Dog. Dice di aver appena parlato con Sam ed è successo qualcosa di grave. Sam ha ucciso tutti quanti. Ai due rapper tocca lo straziante compito di dare la notizia alla famiglia di Mel. Sick contatta anche la polizia di Farmville. Gli agenti tornano a casa di Emma, dove trovano i corpi privi di vita. Scatta la ricerca di Sam, che intanto è fuggito in aeroporto, in attesa del suo volo per la California che partirà il giorno successivo. Un agente di sicurezza lo nota. Viene arrestato con l'accusa di aver ucciso Emma, Mel, Deborah e Mark. Per evitare la pena di morte, accetta l'offerta del pubblico ministero di confessare la sua colpevolezza. Sam confessa che una volta tornati dal festival, sentendosi rifiutato dalla sua fidanzata, ha assunto alcol, marijuana e farmaci, andando così ad alterare il suo stato di coscienza. Ha preso un'ascia che la famiglia teneva in giardino per tagliare la legna. Mel dormiva in salotto, è stata la prima vittima. Poi è salito al piano di sopra e ha ucciso le altre due mentre dormivano. Tre giorni dopo ha ucciso anche Mark, per non essere scoperto. Il ventenne Sam è condannato all'ergastolo, senza possibilità di passare a libertà vigilata. Viene chiuso in un carcere di massima sicurezza in Virginia. Questa storia insegna che i rapporti online possono essere illusori. Le persone che incontri possono mostrare solo ciò che vogliono farti vedere. E dietro all'immagine di un ragazzo goffo e solitario
può nascondersi un pericolo inaspettato. Fateci sapere sotto nei commenti se conoscevate già la storia e cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, vi ricordiamo di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per rimanere sempre sintonizzati sulle nuove uscite. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.